Allora, io partirei intanto con i nostri collegamenti da chi inizia, cioè da Pescara, quindi dall'Abruzzo, da Flavio Antonacci, responsabile regionale Bisoccer Abruzzo. Buongiorno Flavia. Buongiorno Ivan, buongiorno Presidente, buongiorno Roberto, buongiorno a tutti. Vediamo Pescara e il mare dietro, Sì, sì, infatti. Purtroppo è solo un poster, non è reale, lo so. Però insomma abbiamo tentato in tutti i modi di simulare le nostre spiagge. Ecco, cosa rappresenta per voi questo appuntamento? Rappresenta un momento importante per la nostra attività perché, per due motivi. Innanzitutto perché il Comitato Regionale Abruzzo per la prima volta diventa promotore di una tappa di Serie A e il nostro intento è proprio quello di partire con questo evento per promozionare, per dare slancio all'attività del beach soccer che purtroppo fino ad ora non è ancora stato sviluppato. Noi in Abruzzo abbiamo appunto una squadra, una società che milita nella pool promozione, che è la Vastese, e quindi certo, diciamo che giocherà in casa nella nostra tappa. E però per il resto, nonostante l'Abruzzo potenzialmente abbia chilometri e chilometri di arenili, anche ben serviti, non ha ancora mai sviluppato l'attività del beach soccer. Ovviamente siamo onorati di partire con l'assegnazione della Supercoppa. Ecco, adesso avete una concorrenza interna nel padel, perché so che c'è domani un evento a Pescara importante con ex calciatori di Serie A, quindi devo dire che bisogna giostrare fra le varie cose. Intanto ringrazio Flavio Antonacci, passo al responsabile area eventi Mario Giuffrida, che sicuramente avrà qualcosa di aggiuntivo, di un booster in questo caso. Mario Giuffrida, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Ci racconti qualcosa di più, evidentemente, di questi eventi che state organizzando. Sì, intanto ringrazio il Presidente e ringrazio il coordinatore del beach con cui abbiamo dei rapporti continui e ci sentiamo sempre anche durante l'anno. Per noi quest'anno, visto che ci troviamo a Catania, dove insieme a Viareggio, Terracina e magari San Benedetto è un po' la culla di quello che è stato il beach negli anni passati e dove il beach un po' è iniziato, per noi è un onore ospitare come promoter per la prima volta la tappa sul territorio di Catania, dopo che per anni è stata organizzata da altri promoter. Catania ha avuto la fortuna di ospitare anche l'Euro Winner Cup, le finali nazionali, la Coppa Italia, quindi è una location che è abituata a questo tipo di evento. Noi come promoter siamo vicini al Canalicchio Beach Soccer e con il Canalicchio Beach Soccer siamo presenti a tutte le competizioni che la LND propone, quindi presentiamo la squadra in pool scudetto, presentiamo la squadra nella Serie A femminile e presentiamo la squadra nell'Under 20. È scomparsa l'immagine, prosegui tranquillamente, ti sentiamo. Sì, ecco. Scusate, diciamo che quest'anno abbiamo avuto la possibilità da parte del Dipartimento del Beach Soccer di organizzare anche la manifestazione, di organizzare una delle tappe che quest'anno sono previste, e quello ci rende un attimino emozionati perché per noi questa è la novità. Mentre dal 2011 siamo presenti nei campionati con tutte le squadre, per quanto riguarda il discorso di essere i promotori di una tappa ci rende emozionati e ci rende in questo caso felici di poter contribuire allo sviluppo del movimento. Grazie Mario Giuffrida, lasciamo naturalmente in questo momento la Sicilia e andiamo in Calabria, se non sbaglio, a Ciro Marina. Grazie a voi. Grazie, dove c'è Ferdinando Alfia, assessore allo sport. Buongiorno Ferdinando. Salve, buongiorno, grazie Ivan, saluto il presidente Abete e il coordinatore Roberto Desini. Porto i saluti del sindaco Sergio Ferrari che purtroppo per impegni istituzionali non è potuto essere presente.
Girò Marina per la seconda volta ospiterà il Beach Soccer. Siamo entusiasti e molto onorati di ospitare la prima tappa storica di Coppa Italia femminile. Noi ci siamo, ci aspettiamo tanto, il divertimento c'è, l'abbiamo visto l'anno scorso, il riscontro in paese, nel territorio c'è anche nella regione Calabria. Noi ci siamo, siamo lieti di ospitare e invito pubblicamente il presidente Abete a venire qui a Circolo Marine a godersi il mare, il sole di Circolo Marine e della Calabria e anche a te Ivan, Avessi tempo, mi verso, sarete i nostri se ospiti. accetti la battuta, sei un assessore under 20, mi sembri giovanissimo. Under 30. Under 30, vabbè, complimenti. Però mi raccomando, non incollarti per tutta la vita alle poltrone perché non è divertente. No, no, siamo assessori del fare, siamo l'assessore del fare. Grazie per il dinando al fi. E Grazie. adesso andiamo a Viareggio, la culla anche di un altro calcio, naturalmente, Marcello Lippi, tutto il resto, che è anche un caro amico. Massimo Moretti. Insomma, Buongiorno, buongiorno Ivan, buongiorno tutto è Presidente, ciao nato a Roberto. Viareggio. Sì, Anche il noi Mondiale siamo, 2006. noi siamo una delle società storiche del Beach Soccer, siamo in vogue da tanto tempo e siamo contenti di poter ritornare a fare la tappa a Viareggio dopo un anno di stop dovuto purtroppo al Covid. Siamo ritornati, ritorniamo con due tappe, ritorniamo con la tappa di Serie A e con le finali Under 20 e femminile. Abbiamo avuto la fortuna quest'anno che il Comune ci ha dato una grossa mano, anche noi con un assessore giovane. Voglioso di riprendere il percorso col Beach Soccer e noi siamo felicissimi di poter ospitare le tappe a Viareggio. Massimo, la location dov'è a Viareggio esattamente? I campi dove A sono? Viareggio, sul molo di Viareggio, Sul molo. allo scorrimento del bagno Flora Beach Village, dove oltre a campi da Beach Soccer giochiamo anche a Beach Volley, abbiamo Beach Tennis, facciamo un'estate a 360 gradi con tutti gli sport da spiaggia che si possano praticare. Certo, avete una spiaggia molto frequentata e quante persone pensate di poter accogliere per il come evento? Ma noi, oltre agli eventi di beach, soccer, beach tennis, facciamo anche altri eventi, facciamo concerti, la nostra attività è Certo. molto varia, giriamo a 360 gradi. Da noi pensiamo di raccogliere un grandissimo numero di persone. Grazie Massimo, adesso andiamo a Lignano Sabbiadoro. Grazie a voi. Dove non c'è un quadro dietro, questo è il mare vero, è il mare vero. Alessandro Marosa. Buongiorno, buongiorno Iva, buongiorno Buongiorno. Presidente Abete, buongiorno coordinatore Desini. Non è un quadro, siamo una spiaggia più a nord dell'Adriatico, c'è un caldo da morire e questo è un Immagino. preludio stupendo per quello che sarà naturalmente l'evento che si svolgerà nella spiaggia di Bellitalia Jetro tra il 21 e il 24 di luglio. Io presento anche il presidente dell'Associazione Sabbiadoro, Ernestino Glerean, che da 22 anni organizza eventi nella Giocavo. nostra località, prima da giocatore e poi da presidente, naturalmente. Per 10 anni abbiamo ospitato tappe del campionato italiano, 5 finali, lo scorso anno la finale del campionato Under 20, 4 Eurolega e quest'anno per la prima volta ospiteremo la Coppa Italia. Dunque un evento che per la prima volta sbarca a Lignano Sabbiadoro e noi col massimo dell'accoglienza organizzeremo come al solito con livelli di standard altissimi in Bella Italia, in quella che sarà poi la spiaggia in cui si realizzerà il Jova Beach Party con una duna demaniale meravigliosa, un paesaggio incantevole in cui tutti i nostri ospiti potranno giocare, divertirsi, sicuramente andare a fare il bagno in un'acqua meravigliosa e godere Ma sei un di un promoter villaggio incredibile, che sarà. eh? Ha detto tutto, ma manca il cibo. Hai detto Lei ha una tutto. gastronomia locale che passa tramite il vino, veramente non ha veramente rivali in nessun'altra regione. Dunque noi vi aspettiamo qua a Lignano Sabbiadoro dal 21 al 24 luglio.
Poi il presidente Ernestino Clerean è garanzia di successo con tutta la passione e la voglia che ci mette veramente da 22 anni nel organizzare questo evento e nel saper ospitare veramente squadre e eventi che arrivano non solo da tutta Italia ma anche da tutto il mondo. Beh, basterebbe il tuo entusiasmo. Grazie Alessandro Marosa e andiamo al grazie, presidente Clerean, esattamente. Andrea Floris, adesso concludiamo con Cagliari dove sarà la finale. Andrea Floris adesso in collegamento. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Buongiorno Ivan, buongiorno Presidente, buongiorno Roberto. Grazie intanto per l'invito. Sì, questa per noi è una grande opportunità. L'abbiamo accolta con piacere, siamo molto felici. È frutto di una collaborazione tra l'amministrazione e il Comitato Regionale Sardegna. Il Presidente Cadoni ha voluto fortemente questa tappa e noi siamo stati da subito diciamo d'accordo perché si realizzasse. L'idea è quella di appunto realizzare un'arena che possa ospitare non solo la gran finale ma anche degli eventi collaterali che ci diano un po' più di che possano ampliare un po' l'offerta, ecco. C'è molto entusiasmo perché il Cagliari Beach Soccer comunque sta crescendo, è una squadra che sta comunque focalizzando l'attenzione su di sé, con tanti giovani che si stanno avvicinando, quindi siamo certi che sarà un bel evento e che porterà poi un ritorno sia in immagine che ci consentirà di far dimostrare le bellezze della nostra città, ma anche a livello di pratica del beach soccer, che secondo noi è importante come disciplina, perché poi oltretutto su Cagliari è praticabile lungo tutto il litorale, quindi... No, ma anche voi, spero che non siate genere di conforto pure voi, perché qui siamo in un momento molto particolare per Cagliari, per il Cagliari, per cui è bello pensare che ci ha, ecco, una voglia, perché la gente ha voglia di uscire, quindi è evidente che saranno tappe molto importanti e saranno molto seguite. Sarebbe anche bello ci fosse questo sostegno da parte della Serie A, ma mi sembra che sia abbastanza compromesso. Comunque intanto io Andrea ti ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti: Flavio Antonacci, Mario Giuffrida, Ferdinando Alfì, Massimo Moretti, Alessandro Marosa, Andrea Floris, e chiuderei, a parte Gondesini, col presidente. Presidente, allora il pallone è quello, le tappe sono sette, la gente ha voglia di uscire, c'è una grande voglia di uscire e si vede già nei locali, così. La sabbia, il mare, le location perfette, giocare, il divertimento, direi che sono tutti gli elementi. Sono tutti gli elementi per fare bene, per dare uno spettacolo non solo da un punto di vista di partecipazione, ma anche naturalmente di rapporto con i territori, di valorizzazione dei nostri bellissimi territori. Le condizioni ci sono tutte. Poi naturalmente c'è l'attenzione di cui siamo sempre molto grati. Noi siamo grati a voi, naturalmente. Del direttore, del Corriere dello Sport, e quindi della dimensione anche della comunicazione, che è fondamentale per far crescere degli sport che comunque sono sport Puoi giovani. Fare un bel servizio anche sul Guinness Sportivo, quindi certamente. Fotografico, tutto assolutamente. Certamente. Quindi diciamo colleghiamo tante cose, la comunicazione è importante anche per far crescere delle dimensioni di partecipazione, di successo, e poi partecipando si capisce quanto è bello stare insieme. E poi ricordiamo l'alto livello di spettacolarità di questo sport, perché certamente questo è l'aspetto fondamentale. La televisione vi segue? Assolutamente sì. Perfetto. Abbiamo un accordo con Sky Sport, quindi avremo le dirette su Sky, tutte le partite verranno riprese in streaming dalla LND, ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione. Allora, io ringrazio tutti i presenti, ringrazio naturalmente Roberto Desini e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Grazie a tutti e in bocca al lupo. No, come si dice? C'è un qualche augurio particolare? No, in bocca al lupo. In bocca al lupo, lupo e basta, nella sabbia. Non. Buon divertimento. Sabbia, sole, mare e pallone. Più di così. Assolutamente. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie direttore. Grazie direttore.